Grazie Presidente, Sottosegretario, onorevoli colleghi. Discutiamo oggi un importantissimo, a nostro avviso, decreto, la cui rilevanza viene in tutti i modi sottaciuta dal Governo, che non perde occasione per minimizzarne la portata. Si parla di decreto ponte, lo si definisce interlocutorio e si rinvia l'imminente riforma complessiva dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. Un modo tipicamente italiano per differire le scelte che andrebbero prese velocemente, senza perdere tempo prezioso e non affrontando così la complessa materia rappresentata dall'IMU e in generale dall'intera disciplina dei tributi comunali, che insieme ad essa va necessariamente rivista. L'aspetto che più di altri preoccupa la Lega Nord è rappresentato dal fatto che nemmeno sui criteri alla base dell'imminente revisione è stato possibile trovare una qualsiasi forma di dialogo con la maggioranza, apparsa totalmente sorda a qualunque tentativo di confronto, quando anche questo riguardasse principi di buonsenso universalmente condivisibili. Appare infatti assolutamente incomprensibile come si intenda affrontare una materia tanto complessa in un lasso di tempo così ristretto, senza avere ad oggi delle chiare e precise linee guida in merito. Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, avrebbe detto Seneca. I casi sono solo due. O tali linee guida sono state debitamente occultate per sottrarle al dibattito parlamentare, oppure stiamo effettivamente affrontando un provvedimento d'urgenza con i caratteri dell'estemporaneità. Un semplice postulato, strumentale alla nascita e tenuta di una maggioranza incongrua. Entrambe le ipotesi ci preoccupano, la prima perché limita l'attività parlamentare in nome dell'emergenza senza fine, così che il governo Letta si pone perfettamente in linea con il governo Monti, raccogliendone l'eredità. La seconda perché la situazione drammatica in cui versa il Paese non è affrontata con una pianificata strategia e un programma definito, quanto piuttosto accostando provvedimenti diversi e tra loro slegati, che mediano tra interessi di partito e vincoli esterni di bilancio. Una pericolosissima, a nostro avviso, navigazione a vista, con un governo generoso di annunci programmatici, che non perde occasione per dimostrarsi consapevole dei problemi e sensibile alle emergenze nelle quali si sta avvitando il Paese, a parole, ma nei fatti incapace di dare una prospettiva. Se il governo non riesce a indicare la strada per uscire dalla crisi e convincere i cittadini italiani che la si è intrapresa con decisione, il singolo provvedimento, per quanto condivisibile e opportuno, non produrrà alcun effetto. E a proposito di effetti, attenzione particolare merita, noi crediamo, l'analisi dei diversi emendamenti al provvedimento. È noto infatti che l'attuale IMU è il risultato di interventi successivi che hanno mutato destinazione del gettito, basi imponibili e aliquote, ma che di fatto fa riferimento ad un sistema impositivo mai completamente riscritto, le vecchie ICI del decreto legge 54 del 92. I successivi interventi del decreto legge 68 al 201 del 2011 fino alla legge di stabilità 228 del 2012 hanno rinominato e rivisto la vecchia ICI senza abrogarla, generando per questo una serie interminabile di dubbi interpretativi e contraddizioni irrisolte. E a questo riguardo fa un po' invidia fare il confronto con i nostri vicini della Germania che mettono le imposte sul patrimonio immobiliare addirittura in Costituzione. Ed è proprio a queste contraddizioni che si sono rivolti gli emendamenti presentati, nella speranza che il loro accoglimento aiuti a semplificare e a rendere meno incerta e più equa l'applicazione dell'imposta, a vantaggio del contribuente, dei comuni e di un senso universalmente condiviso di giustizia. Con questo stesso spirito, ad esempio, è stato accolto al Senato e votato, e qui mi rifaccio anche le parole da lei stessa dette, Presidente, che ho apprezzato, è votato definitivamente alla Camera un emendamento sul decreto legge 35 relativo all'esenzione dell'IMU dagli immobili comunali iscritti alla classe D, completamente estraneo, quello sì, all'oggetto del decreto. Se quell'emendamento ha trovato accoglienza sul decreto per i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, perché sono stati considerati inammissibili altri nostri emendamenti finalizzati a migliorare il caotico quadro normativo di materia? Nello specifico, la Lega Nord si era impegnata per chiedere l'assimilabilità alla prima casa dell'abitazione data in comodato a parenti di primo grado e da costoro utilizzata come residenza principale, fattispecie già prevista nell'ICI e non ripresa dall'IMU. Nello stesso spirito il nostro emendamento ha già citato decreto legge 54 del 92 per esentare dall'imposta gli immobili utilizzati per attività di ricerca scientifica.
Anche qui, a tal proposito, mi sia consentito denunciare il caso dell'Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova, a me vicino, Città della Speranza, vero e proprio miracolo laico realizzato, che dovrà versare lo Stato sul cui bilancio, voglio sottolineare, sul cui bilancio non grava perché è totalmente autofinanziata, più di 100.000 euro di IMU e risorse queste sottratte alla ricerca e quindi alle speranze di vita di migliaia di bambini malati. Quale migliore occasione per sanare questo vero e proprio scandalo? Ogni occasione per noi è buona e quindi lo riproporremo ad ogni occasione. Ma anche sugli emendamenti ammessi abbiamo incontrato un atteggiamento di chiusura a priori incomprensibile. Come dimostrare una netta preclusione all'emendamento che esenta per il solo 2013 dall'imposta gli edifici terremotati dell'Emilia e dichiarati tutt'oggi non agibili? E ancora ci chiediamo come non condividere un emendamento che prevede a maggior chiarimento l'ovvia deducibilità sia ai fini IRES che IRAP di fabbricati ad uso strumentale, quando nelle more della successiva modifica dell'imposizione sul patrimonio immobiliare si è espressa comunque in questo decreto la volontà di renderla detraibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Imprese che stanno morendo perché schiacciate da un carico fiscale insopportabile, pari al 68,3% medio del reddito prodotto, il valore più alto fra i paesi OCSE. Ricordiamo per inciso come quella gravante sugli immobili produttivi sia impropriamente definita imposta municipale. L'intero gettito, infatti, o la sua quota preponderante, è riservato allo Stato, contraddicendo quindi il principio federalista, noi molto caro, del voto, pago, vedo. Le nostre riserve riguardano anche il finanziamento degli ammortizzatori in deroga. Quanto stanziato è palesemente insufficiente a coprire il fabbisogno previsto fino a fine anno. Suggerivamo di reperire le risorse aggiuntive non dai fondi per le politiche di sostegno attivo all'occupazione e al reddito dei lavoratori, come il fondo per la formazione professionale e per la detassazione dei premi di produttività, ma dall'imposizione di un tetto alle cosiddette pensioni d'oro erogate con sistema retributivo. Per queste ragioni di fondo restiamo fortemente critici, ma auspichiamo comunque un diverso atteggiamento nella discussione iniziata oggi e un accoglimento delle nostre proposte. Sospendiamo perciò il giudizio, anche se ci risulta francamente incomprensibile questo atteggiamento, visto che la riforma a cui rimanda il disegno di legge 1012, oggi in discussione, non può attendere oltre la fine di agosto per la successiva scadenza della rata IMU. Grazie.